Con Samuele Pirreto nel post partita di Mazzara Don Carlo Misilmeri, vinta all'ultimo dalla formazione ospite al 97esimo con un gol firmato da Costantino. Samuele, partiamo proprio dall'episodio che ha deciso la partita. In tanti si sono lamentati per una possibile posizione di fuorigioco da parte di Costantino che poi la messa in rete. Sì, dicono che sia fuorigioco, anche secondo me dal campo ho avuto la netta impressione fosse fuorigioco perché eravamo tutti saliti appunto quando è partita la palla, quindi si presume sia fuori gioco, lo andremo a vedere con questa sera domani tra gli highlights, vedremo se è fuori gioco, se abbiamo ragione noi o no. Una partita che il Mazzara aveva gestito abbastanza bene, entrambe le squadre si sono affrontate a viso aperto, entrambe le squadre volevano vincere, ne stava venendo fuori un pareggio che a mio giudizio era il risultato più giusto. Assolutamente sì, tutte e due abbiamo avuto grandi occasioni, abbiamo lottato, abbiamo sudato la maglia tutta la partita, tutti i 95-96 minuti. Loro sono stati più fortunati in questa palla in attiva a trovare il gol. Purtroppo abbiamo portato a casa a 0 punti, con tanta fatica, ma 0 punti. Ecco, a proposito di occasioni, ce ne sono state almeno due per parte molto nitide. Passiamo ad esaminare quelle due per il Mazzara. La tua su un calcio da fermo e anche quella di Federico che ha impegnato Simone Marino, bravo a metterla in angolo con un colpo di rete. Cosa è mancato per spingerla dentro? Anche tre, perché mi ricordo una di Gomez al primo tempo su un diagonale, un tiro in diagonale che è uscito di pochissimo. Sto bravo anche loro portiere, ha fatto una grande parata su Federico sulla punizione. Io ho sbagliato perché non me l'aspettavo e l'ho ciccata male col piattone. Peccato perché anche un punto era un punto importante contro una grande squadra. Speriamo che dalla prossima ritorneremo alla vittoria perché ce la meritiamo, stiamo facendo tanto, stiamo facendo bene per questa città. A livello difensivo la squadra sta crescendo, ne parlo con te che sei un difensore, oggi diversi interventi decisivi da parte tua, da parte di Longo e Semeraro, che è subentrato nel secondo tempo, ne ricordo anche un paio da parte di Bertoglio, ce ne sono stati anche un paio da parte del portiere Franco Thomas. Come state crescendo come reparto? Noi lavoriamo ogni giorno anche col mister, perché appunto all'inizio magari non eravamo ben affiatati, ma ripeto, lavorando ogni giorno con il mister siamo migliorati e abbiamo trovato la nostra quadra, e lavoriamo bene, quindi adesso si vedono i risultati, anche se oggi abbiamo preso gol, ma su una palla inattiva è colpa di tutta la squadra quando è così sulle palle inattive, quindi dispiace. Quello decisivo che è arrivato al 97esimo, come dicevamo in apertura, ma la squadra stava portando a casa un clean sheet, un punto pesante che avrebbe dato continuità anche al pareggio di domenica scorsa a Enna. Assolutamente, era importante non perdere perché sarebbe solo l'ottavo risultato utile consecutivo, se non sbaglio. Poi due pareggi importanti contro due grandi squadre, appunto Enna e Misilmeri. Peccato, ripeto, oggi con tanta fatica portiamo a casa 0 punti, ma adesso ci aspettano 5 partite alla nostra portata, quindi faremo di tutto per vincere tutte e 5 e restare lì aggrappati perché vogliamo fare bene fino alla fine. Il risultato non è arrivato, la prestazione sì, perché comunque è stata una prestazione di maturità da parte dei canarini, adesso bisogna ripartire. Come si riparte dopo una sconfitta che brucia così tanto? Stasera ci penseremo tanto, anche io non ci dormirò stanotte, ma da martedì torneremo a lavorare per domenica andare a Risultana a fare il risultato perché, ripeto, noi giocheremo sempre per i 3 punti. Questa sconfitta ci brucia molto, ma anche se avessimo vinto da martedì si lavora sempre per vincere.